Così si chiama la località polacca, LODZ, Ucz. Eccolo qui, Luminosa Bogliolo, che è in fase di lavoro in corso davanti ad Alice Muraro, Atletica Vicentina, per questa seconda corsia. La corsia 3 è per Giada Carmassi, una buona impressione di efficienza. Carmassi molto bene, come Elisa Maria Di Lazzaro. Eccola la triestina, gira mondo, gira Europa. Tocca Veronica Besana, in netta fase di ascesa questa ragazza della Lecco Colombo, che era promettentissima da bambina. Poi si temeva persa per strada. Ecco un'altra ragazza triestina, Nicola Mosetti della Bracco Atletica. La Mantovana Reggiana, perché lei è di Moglia, è proprio sul confine, Guastalla Reggiolo la società. La veneta Elena Carraro, che gareggia per l'Atletica Brescia 1950, squadra scudettata fra le società. Anche Giulia Guariello, che abbiamo visto in settima di passaggio, in settima corsia, una delle protagoniste quella a livello di, Moglia, di cui dicevo, di Under 23, e anche Elisa Di Lazzaro in quarta, si è migliorata, lei campionessa uscente, è una delle migliori, una delle giovani rampanti emergenti, Salena in Spagna, ma non sembra che questo passaggio stia dando i frutti che si sperava, ma comunque si è migliorata di un centesimo, è scesa 8,11 in batteria, e quindi vediamo se adesso riesce a limare con scioltezza, vediamo se lima qualcosa. Teniamo lì ancora per qualche momento Ludovica Cavalli, chiedo un po' scusa. Di Lazzaro in 4, Besana in 5, Carmassi in 3, Bogliolo in prima, che è scappata via stavolta. Attenzione Di Lazzaro, Di Lazzaro vince lei, oh, in corsia 6, attenzione anche Nicola Mosetti, è un derby triestino. 8,02, tempo eccellente, molto bello il miglioramento. 8,02 che potrebbe anche essere considerato meglio. Molto soddisfatte anche le compagne di viaggio di questa finale. 8,02, risultato eccellente anche da storia. Non è il primato, che è quello di Veronica Borsi a 7,94. Vediamo se esce il risultato ufficiale. Vediamo se esce intanto anche il photo finish, perché sono arrivate vicinissimo. Tanto Elisa Maria Di Lazzaro che con un bel finale Nicola Mosetti. Nicola Mosetti è la triestina della Bracco Atletica Milano. Elisa Maria Di Lazzaro è la triestina della Carabinieri Bologna, passata per il Cus Parma come ultima società. 8,04 viene data prima Nicola Mosetti. Non, perdonate, sembrava, anche visto De Visu, l'impressione che fosse davanti Elisa Maria Di Lazzaro, ma è possibile adesso l'attesa proprio per il photo finish, che sarebbe bello ci fosse. Vediamo se arriva, tanto per dirimere la questione. Stesso tempo presumibilmente. Quant'è che dava 8,01? 8,02. È possibile che il tempo di Mosetti sia 8,04, ma che quello di Elisa Maria Di Lazzaro, chissà, si passa attraverso questo. Lei infatti non è proprio convinta di aver perduto, ammesso abbia perduto. Vediamo se passa il risultato, sarebbe bello arrivasse anche l'immagine del photo finish effettiva. Vediamo intanto la gara, 8,04 o qualcosa meglio. Di Lazzaro in testa, nella parte finale Nicola Mosetti va a risucchiare. Vince lei. Non di molto, presumibilmente stesso tempo al centesimo o con l'arrotondamento di uno di centesimo. Spalla destra che non ha sinistra per Di Lazzaro. 8,04 Mosetti, 8,04 Di Lazzaro. La terza è Veronica Besana, 8,14. Quarta Giada Carmassi, 8,18. Quinta Luminosa Bogliolo, 8,22. 8,23 per Giulia Guariello. Elena Carraro, 8,25. Alice Muraro, 8,29. Per consistenza di risultati, in 8 tra 8,04 e 8,29 è la miglior gara italiana della storia, la miglior finale di campionato italiano.